di altro, cioè che grazie a voi spiego anche per essere delle macchine da guerra eccezionali, cioè, vale, oggi vale per la cultura, ma sappiamo che dire cose ovvie, quando parliamo degli alpini, dalla protezione civile a qualunque altra cosa, l'alpino è evidente, eccetera. Cioè, mi piace dirlo perché è vero, attività sportive, culturali, espositive, siete davvero nel vero senso ricreative, quando serve qualcosa l'alpino ripeto c'è. E c'è anche nell'elenco delle tante iniziative realizzate nel corso, quante sono tutto? E oltre un centinaio. Oltre 100. Perciò grazie agli alpini anche in queste circostanze, perché ci sarà dal momento espositivo, la parlerà Paolo, la fiaccolata, la conferenza contestuale o esattamente subito dopo l'inaugurazione della nostra grande mostra insieme allestiti insieme alla Sciocchina Isonzo in Santa Chiara. Poi tutto quello che avete fatto e che farete, io direi, io mi limito nel ringraziamento, ringraziando anche Patriziati che comincia non è qui come portavoce ma come responsabile, come coordinatrice di tutti questi eventi per ricordare, ripeto, non per festeggiare, ma per ricordare la grande guerra. E faccio solo questa battuta perché ho letto cose, ho letto molto, molto allucinanti, ci sarà una manifestazione tra l'altro nei prossimi giorni, manifestazione di contestazione di tutti quegli eventi che si riferiscono anche alla grande guerra, una cosa allucinante, cioè antimilitaristi. Ma se c'è qualcuno degli alpini qui presenti o qualcuno nelle nostre, in tutte le nostre iniziative legate al ricordo della fine della grande guerra che pensi davvero che noi vogliamo festeggiare la prima guerra mondiale, soltanto una persona che non ragiona può pensare queste cose, perché associare questi eventi a militarismo significa che una persona o è fuori di testa oppure fuori di testa. Nessuno di noi, quando qualcuno di noi va in cimitero, non va in cimitero per festeggiare la morte dei propri cari, va in cimitero per il ricordo di quanto accaduto. Perciò tutto quello che noi stiamo facendo, oltre 100 eventi, non sono destinati a festeggiare nulla, sono destinati a ricordare un dramma terribile, atroce, di oltre 600.000 persone che sono cadute, non certo perciò, per ringraziare questo sì, perché sono persone, sono ragazzi ai quali noi Stato, abbiamo sottratto la cosa più importante, la vita. Perciò, signori, il minimo sindacale che noi possiamo fare, il minimo sindacale, è quello di ricordarli. E che ci siano delle manifestazioni antimilitariste che condannano questo, scusatemi, mi fermo per non dire ciò che non che penso, ma che non voglio dire. Tutto ciò premesso, scusate per questa digressione, e io passerei prima a te o a Paolo? Passo la parola al grande capo, al quale mi inchino. E poi per chiosare Patrizia. Vai, tanto ti ringrazio, no, sindaco, per la tua sempre manifestata disponibilità nei confronti della situazione nazionale, come anche in questo caso. È un anno importante questo, no? Perché è l'anno del centenario della conclusione della Grande Guerra, quindi nei prossimi giorni ci saranno moltissime iniziative, oltre a quelle che sono già state messe in atto dai vari soggetti, compresa la nostra associazione. Ricordo che alcuni giorni fa abbiamo fatto una 2 giorni a Monfalcone per ricordare il 100 anni del definitivo ritorno di Monfalcone in Italia, 146esimo di fondazione Capalpine, nome anniversario della beatificazione di un caro gnocchi, capellano degli alpini in Grecia e in Russia, il papà dei nipotini, e per ricordare il 95esimo di fondazione della sezione. A Gorizia abbiamo voluto presentare alcune iniziative di carattere culturale rispetto ad altre tipologie di iniziative che abbiamo fatto nel passato, da inserirsi proprio nel centenario della fine della Grande Guerra. Quando mesi fa il Comune ci ha chiamato per dirci che iniziavano a preparare un programma di iniziative legate al centenario, che era il progetto Grande Guerra della Regione, ci è stato chiesto di presentare alcune cose. Allora noi al nostro interno abbiamo voluto mettere insieme in questo periodo, fondamentalmente partendo dalla 62esima edizione della Fraternità della Fraternità, che è nata il 1° di novembre del 1957 e quest'anno sarà la 62esima edizione continuativa.
Ci proveremo a chiamarlo la mattina, sperando di avere notizie che ci sono dei danni che ci sono a salvare. E il ponte non sappiamo se farà giù, però mi devo informare di questo anche domani. Comunque noi partiremo lo stesso da Timau per arrivare a sostare tutti i passaggi che ci sono. Io ho disegnato il programma della fiaccola del primo e del 4 novembre. Arriveremo qui a Gorizia al parco della rimembranza come gli altri anni verso le 17 e 15 circa. Lì ci sarà l'accensione della fiaccola al monumento centrale e contestualmente ci sarà l'accensione anche di un lumino ai due monumenti che ricordano gli alpini, il nono reggimento alpini e il terzo reggimento alpini del Rettino, alle parti che erano un po' di distanza da questo. Se seguirà poi la fiaccola con parte dei pilofili alpini del gruppo di Gorizia fino al parco, dal parco della rimembranza o sale Jugoslavia. Qui c'è il gruppo con Madonna Capogruppo e Alessio Novelli che è responsabile della fiaccola, sperando nel tempo loro la porteranno correndo fino a Sacrario. Lì ci sarà la posizione delle corone, la nostra e quella della stazione della Croce Nera. Ci hanno chiesto di poter porre anche loro la corona proprio perché è il centenario. Noi come alpini, quando andiamo nei vari cimiteri e monumenti, come vedete dal programma, sono non solo legati ai soldati italiani, ma qui ci sono anche dei luoghi dove riposano i soldati austro-ungarici. Quindi noi quando facciamo i passaggi nei vari luoghi ricordiamo tutti i caduti dell'una e dell'altra parte che hanno dato la loro giorno di vita da due anni anche una volta. Quindi noi li andiamo a ricordare in questo modo. Voglio solo fare una chiosa per quanto dice la sindaca. La situazione nazionale alpini non è guerra contraria. Gli alpini in servizio non sono guerra contraria. I primi a non volerle guerre sono tutti militari, certo. Ma molte volte loro, e questa è stata la storia, sono stati chiamati a dover andare e quindi ad eseguire degli ordini civili. Come oggi i nostri militari in armi vanno nelle missioni di pace per cercare di aiutare le popolazioni rischiando la vita, perché molti di loro purtroppo hanno lasciato la loro vita anche nelle missioni di pace. E quindi in questo senso qui noi abbiamo un grande rispetto di tutti i caduti e non ci sentiamo assolutamente uomini di guerra, anzi, noi siamo uomini che sono del fare, siamo persone che collaborano per il volontariato, nell'aiuto al prossimo e soprattutto quando ci diamo in mano le nostre comunità siamo in prima linea. La fiaccola è importante perché quest'anno si inserisce proprio nel centenario della conclusione della Grande Guerra. Arriverà, come dicevo, a Oslavia la sera, dove ci sarà la deposizione delle corone, la Santa Messa, e ripartirà alle 4 mattina per completare il percorso ed arrivare al Sacrario dei 100.000. Domani i nostri alpini d'offre faranno il provo generale di Puglia, dove la fiaccola si inserirà prima dell'arrivo del Presidente per l'accensione di un due arcieri. Quindi è importante quest'anno per noi questo momento della memoria e del ricordo, proprio perché siamo nell'anno del centenario della conclusione della Grande Guerra. Poi abbiamo voluto organizzare tre serate. La prima, giovedì 8 novembre, grazie alla disponibilità del Comune che ci ha messo a disposizione i locali della sala mostra in via Diaz, in locale, mi pare. Ci sarà questa mostra in collaborazione con l'associazione Lampis di Gorizia. 100 opere per 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Abbiamo iniziato questo rapporto di collaborazione 4 anni fa con questa associazione e ci hanno chiesto di poter concludere insieme a noi proprio a Gorizia. Inizialmente c'erano 100 opere, poi nel corso di questi anni questa mostra ha girato in Italia, in Slovenia e in altri luoghi e è stata implementata come opera, quindi ci sono anche delle opere nuove che verranno presentate rispetto a quelle iniziali. Ci troveremo alle ore 18 presso la sala Crali per inaugurazione. Il giorno dopo ci sarà l'inaugurazione della mostra per Piave Risonzo della Memoria, curata dall'Associazione Risonzo con il Comune di Gorizia. Noi siamo riusciti a inserire, questo grazie alla disponibilità del Comune,
avevamo in mente di fare già da tempo questa conferenza storica dove abbiamo invitato Don Monsignor Bruno Ferrari, che è il direttore dell'Arpino. L'Arpino è il mensile della nostra associazione. E abbiamo invitato il dottor Gianfranco Vialongo, che è un programmista regista della sede regionale RAI per la Val d'Aosta. Queste due persone, insomma, che hanno molta, molta sono bello di attaccarsi. No, ma anche così. Grazie. In questa serata ci presenteranno in una conferenza storica, culturale, una serie di filmati legati ai luoghi della Grande Guerra, cui luoghi del Nero, 52 gallerie e altro. Per cui ho visto che l'inaugurazione della mostra sarà alle ore 17, a seguire, abbiamo scritto alle 18, ma l'orario è indicativo, a seguire dal piano terra dove ci sarà l'inaugurazione della mostra, ci sposteremo in terzo piano, la sala sarà allestita nel cinema, con Matteo, eccetera, e lì ci sarà questo momento di incontro sulla nostra storia e sui luoghi anche nostri. Terzo e ultimo incontro, sabato 10. Avremo la partecipazione del coro Voci del Bosco di Cattedrale di Treviso, un coro che è stato formato una ventina di anni fa, poco meno, da Gianluca Valle, che è un veneziano e un alpino, ed è il maestro del coro da quella volta, tuttora adore. Ha preparato questo recital, che ha già presentato in diversi luoghi quest'anno e l'anno scorso. Si è proposto di farlo anche a Gorizia, visto che lui è veneziano. Noi abbiamo accettato con piacere per fare questo recitale che si chiama La Grande Guerra vista da noi, un intreccio di parole, storie, fatti, persone e campi per non dimenticare. Durerà un'ora, un'ora e quarto circa. Come location abbiamo individuato la chiesa di San Giuseppe Artigiano. Questa iniziativa inizialmente pensavamo di fare l'auditorio, purtroppo l'auditorio non è pienamente disponibile perché dobbiamo fare dei lavori di adeguamento, di miglioramento, quindi abbiamo dovuto trovare delle soluzioni alternative, che però devo dire la sincerità, sia la soluzione che ci ha proposto Patrizia Arco di inserire la conferenza storica dopo l'inaugurazione della mostra al Museo Santa Chiara, una location veramente importante, dove ricordo due anni fa, in sede di Triveneto, abbiamo fatto una grandissima mostra, un'importante mostra sulla storia degli alpini e della Iulia. Abbiamo poi, grazie alla disponibilità del parroco Francis, Don Vittorio, sono andato a parlare con lui, gli ho spiegato qual è il contenuto, ci ha dato la disponibilità di fare questa iniziativa il sabato 10 alle ore 20:30 nella chiesa di Francis. Queste sono un po' alcune iniziative che oggi vogliamo presentare. Poi ci sarà a metà mese un'altra conferenza stampa, ma quella poi sarà, come si dice, dedicata a cantare più grande, pensando anche quella iniziativa che è organizzata dal gruppo di Livorizia, è un'iniziativa che viene anche quella inserita nel novero del centenario, ma di quello ne parlerà il gruppo di Livorizia quando ci sarà la conferenza. Io come al solito vi ringrazio per la vostra disponibilità e per quello che sarà la pubblicizzazione di questi eventi. La nostra cura sarà anche pubblicizzarli attraverso i nostri media, i nostri social e quant'altro. E cosa dire? Speriamo che anche queste serate siano delle serate che verranno accolte con favore dalla cittadinanza, perché insomma l'impegno che noi ci mettiamo a fare queste iniziative è sempre massimo, trovando sempre la disponibilità della nostra amministrazione comunale in questo caso, e quindi speriamo di poter avere un'ottima riuscita. Io vorrei dire due parole, uno che il progetto 1818 all'interno del quale sono state inserite anche queste iniziative sta rivelando davvero un progetto molto importante perché è coinvolto nel coinvolgimento di tutta la città, quindi non poteva non coinvolgere gli alpini. Gli alpini, e qua io veramente credo debba andare il ringraziamento non tanto dall'amministrazione, ma da parte di tutta la città. Io veramente ci tengo a ricordare quante cose e
quanto di supporto sono alla città gli alpini, in particolare vivo vicino, quelli di Gorizia. Ed è una cosa che spesso diamo per scontato, no? Il sostegno degli alpini. Invece questi volontari, con questi valori straordinari che si portano dentro, che ogni volta ce li ricordano, fanno sempre la differenza. Per questo veramente io credo che la città, non solo Gorizia, il Torino, un po' direi tutta l'Italia, dovrebbe essere eternamente sempre grata a queste persone che si danno senza chiedere nulla in cambio. E i nostri, nel nostro territorio, abbiamo questo gruppo che fa di tutto, veramente, fa di tutto senza chiedere niente in cambio, con iniziative di sempre di altissimo livello. Quindi questo volevo dire grazie da parte di tutta la città a questi ragazzi, perché sono sempre ragazzi alla fine, no? Che veramente ci danno tantissimo. Io ho preferito. Ma se l'animo è sempre ragazzo, dai. Sì, no, no. Non diciamo perché abbia naturalmente. Volevo solo dire questo, che ecco, mi sentivo anche perché anche in questa occasione è un rapporto è fondamentale. Bene, credo che ci sia. Emanuela, Serena, posso così? Mi numero di avete, se avete bisogno di qualche